Facendo per la seconda volta Andiamo a fare freccia. il demone della forgia, com'era? No, quello l'ho già fatto. Non mi ricordo il cazzo di nome di quel boss. Vieni qua. Un ragno che spara un laser, che è sta cosa? Ah, quello è Bastardo. uno dei boss più odiati forse in Dark Souls 2. Posso Arco immaginare. cortofulmine può servirmi. Non lo posso manco schivare, che. Ma. No, non lo devi schivare. Devo correre intorno. Bravo, potresti anche guardare un mio video per sapere come farlo meglio. Giusto. Pubblicità a Anche se l'ho progresso. fatto al terzo tentativo. Andiamo a affrontare questo fottuto boss di merda. La cosa bella è che con la build che c'ho altri due tre colpi mi bastano per ammazzarla, ma prenderla. Eccolo lì. All'inizio è lontano. Attenzione a questo fossetto dove morite se andate là dentro. È un boss particolare, in pratica quando darà le manate. La schiviamo e dopo che ha dato questa ci mettiamo 1, 2, 3. Perfetto, 3, perfetto. Quindi anche Un un ragnetto boss abbastanza lento. un po' troppo Questo cresciuto. non mi è piaciuto. Però ne approfittiamo, ci curiamo. Quando usa questo qui ce ne scappiamo. Non come ho fatto io ora. Ecco, No, i ragnetti no! fa? Usi sempre questo a me. Quando vuoi concentrarti su altri attacchi? Diciamo che non sono più un pro a schivare. No, ancora non sono morto. Quando usa le fiamme Quando. conviene curarci, anche perché non le possiamo parare. E ho appena fatto una morte stupida, questa è una cosa che non dobbiamo fare. Vabbè, prepariamoci al secondo round ormai. Stasera faccio schifo a giocare. Non si è concentrato. Secondo round. Ho cambiato un po' l'equipaggiamento. Non so se passando attraverso la nebbia si perdono. Sì. Ora sto contro il corpo senza testa di Vasgar. Poverino. No, non Vasgar, venga, sì, scusate. Bella storia, era un mercenario a servizio. No, era un mercenario storico. Eh no, stavolta non mi voglio far fare. No, questa volta no. Mi sto confondendo da tutte le armi che c'ho, vabbè. Don't waste my time. Ma vaffanculo. Cioè mi ci sono buttato io sulla mano. Io ho la coscienza a posto, eh. Beh, questo passo sicuro non me lo faccio il passo. Ci andiamo un attimo qui, ci curiamo. Dai che CP fin. Con il trucchetto dell'anello tengo 22 effigie umane, che bello. Ma perché sbaglio sempre sta schivato? Comunque, come vedete, il partner di attacchi è questo.
pattern, scusate. No, ma questa che cos'è? Di pattern. Questa Guarda, la era lingua. nuova. Questa mi ha fatto parecchio male. La doppia bevuta è doppia. Questa mi ha fatto malissimo. Si immaginava. Ok, direi che abbiamo finito. GG. Ricordate, praise the sun. Non vi serve neanche schivare la fine tra Essos, potete anche farvi colpire, tanto è un nemico lento. Di quale nemico stai facendo? Lo sai che non ho visto neanche il nome. Te l'ho detto io una volta che comincio a affrontare questi nemici. Spengo il cervello, solo joystick e schermo davanti. Un automa proprio. Sì. Purtroppo ora è arrivato il momento di scendere nello scolo. Il Eh lupo, sì, quello là. Ok. purtroppo dovrò scendere nello scolo. Che schifo. Vi faccio vedere adesso così capite subito come fare. Questo era il tizio delle scale che abbiamo trovato al picco terrestre. Non c'ho un cazzo di niente, naturalmente. Ma è una Beh, comunque gioia. piazza scala. Dategli 12.000 perché ha sbloccato anche un obiettivo. Palle, cerca anime più potente, santuario del Ber. Bloccatele tutte perché probabilmente troviamo diverse cose. Ah, ecco, ci dà una scimitarra. Stronzita! Ma io preferisco la mia spada bastarda. Beh, per questo video è tutto. Alla prossima. Ciao.